Siamo vicini alla pausa pranzo, perché tra un quarto d'ora la faremo, e quindi l'ultimo talk della mattina parla di cibo e di tecnologia, del futuro del cibo. E per fare quest'ultimo speech ho chiesto una mano al direttore del gusto del gruppo GEA di Luca Ferruà. Vieni Luca, mentre qua parecchiano una tavola vera. Luca, buongiorno, come va? A tutti. Benvenuto. Il gusto è un po' il cugino, il fratello di Italian Tech nel gruppo Jedi, più o meno. Allora, direttore, che cosa sta cambiando con la tecnologia del cibo? Beh, la tecnologia del cibo è un elemento fondamentale di questo cambiamento che viviamo. Quello di cui andremo a parlare ora è soltanto un aspetto. Innanzitutto la tecnologia del cibo è blockchain, è filiera, è garanzia, è tutto quello che noi abbiamo sempre immaginato ma non abbiamo mai osato chiedere, e non è una battuta, è davvero. Pensate che oggi siamo in condizioni di vedere una bottiglia di vino, di inquadrare un QR, di sapere tutto il percorso di quella bottiglia, persino il filare dove è stata vendemmiata. Lo stesso vale per una mozzarella di bufala: siamo in grado con la tecnologia di sapere qual è e dove viene allevata la bufala da cui è stato munto quel latte, per cui la tecnologia ci consente dei livelli di garanzia e di conoscenza che non abbiamo mai immaginato. Per chi racconta il gusto, questo è un momento straordinario, perché appunto la tecnologia è un modo, una strada, una lente di ingrandimento che aiuta il lettore e quindi il consumatore a capire che cosa avviene nel piatto, e questo è fondamentale. Senti Luca, mentre dietro di noi montano una stampante 3D, che questo vi fa capire che qualcosa sta per succedere, in Italia, che è il paese del buon cibo, c'è un po' di diffidenza verso la tecnologia sul cibo, come dire che lo rende meno autentico. Assolutamente sì, ma l'Italia, ed è anche un po' colpa di chi l'ha raccontata fino ad oggi, tende a pensare che solo il piccolo è bello. In realtà questa è una narrazione nella quale crediamo tutti, ma è solo un pezzo nella narrazione, perché se vogliamo andare verso cambiamenti reali, pensiamo alla sostenibilità, dobbiamo partire dai grandi, poi i piccoli si possono adeguare, ma soprattutto un altro tema: piccolo spesso non è sostenibile. Bene, la tecnologia finisce per essere marchiata come il campo di gioco dei grandi, e quindi c'è questa diffidenza, la stessa diffidenza che troviamo, certo, verso i grandi marchi. In realtà, come dicevo prima, la tecnologia è uno strumento, ma soprattutto chi ha l'amore per la cucina, chi ha l'amore per il palato, deve essere curioso, e la tecnologia esalta la nostra curiosità. Allora, tu sei curioso e quindi ti puoi accomodare al tavolo, perché tra un po' mangerai una bistecca stampata in 3D vegetale. Sul palco Giuseppe Scionti da Barcellona. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Grazie. Allora, Riccardo, oggi la prova del cuoco è questa: tu parli, qualcuno stampa la bistecca, Luca l'assaggia. Tutto in 10 minuti, il ci proviamo. Il palco è tuo, vai tranquillo. Grazie, sono Giuseppe Scionti, sono CEO e founder a Novamit. Novamit è un'azienda basata a Barcellona, perché io ero professore assistente in bioingegneria lì a Barcellona e ho fondato questa azienda. Io sono di Milano, parlo un po' strano perché è da 10 anni che sono in Spagna. Ho vissuto un po' in Spagna, un po' in Cile, un po' in Svezia, e noi parliamo oggi delle proteine alternative. Quindi, come Luca stava parlando adesso, la curiosità, l'innovazione, non ci possiamo fermare davanti a pensare che siamo il paese magari tra la Spagna e l'Italia. Adesso lavoro in Spagna, siamo in Italia, secondo Bloomberg Health Index, l'ultimo uscito, sono numero 1 e numero 2 dei paesi più sani del mondo, però per la dieta mediterranea, non per la dieta della carne, diciamo, in generale. Per cui parliamo delle proteine alternative, in particolare parliamo del perché è così urgente. Questo grafico, non so se l'avete visto, è un grafico incredibile, dimostra il cambio di temperature tra 1850 e 2019. È un grafico che dimostra come l'agricoltura e l'industria hanno cambiato completamente, passare dalla temperatura neutrale, diciamo, che adatta non solo per noi, per la biodiversità, per i nostri figli, per tutte le specie animali, vegetali, batteri, funghi, eccetera, a siamo usciti dall'equilibrio. Bene, sapete che questo è un grafico che compara le emissioni di anidride carbonica secondo i prodotti in Brasile che causano deforestazione. Avete visto il primo? Il primo si chiama beef in inglese, manzo. Tutti gli altri insieme non si avvicinano al manzo. È incredibile questo dato, perché dimostra che non solo stiamo parlando di un grado due centigradi. Quando parliamo di un grado due centigradi non ci spaventiamo, è un grado due centigradi. Però se vediamo la deforestazione nell'Amazzonia,
che fra poco la reclamazione non sarà più rigenerarsi. O parliamo del prossimo grafico. Quali sono le cause della deforestazione che causano la biodiversità? Nella zona tropicale, numero uno, 41% a livello mondiale della deforestazione è dovuto all'industria della carne intensiva. 41% della deforestazione mondiale è dovuta all'industria dell'allevamento intensivo. Posso ripetere 7 volte, è un dato incredibile. Numero 2, olio di palma. Olio di palma e allevamento intensivo insieme fanno queste zone rosse, le zone rosse che stanno distruggendo il Borneo, stanno distruggendo la foresta amazzonica. E davvero, uno può essere a favore o non a favore della carne. Io in realtà sono flessitariano, non sono vegano o vegetariano. Mi piacerebbe mangiare carne, adesso mangio poco e la studio al millimetro per cercare di replicarla alla meglio, perché davvero è il mio obiettivo adesso. Ma i nostri figli adesso, io un bambino di un anno, ma anche noi, quando guardiamo Netflix, guardiamo David Attenborough che ha 94 anni, che adesso farà la COP26. Adesso anche lui, che è uno super tradizionale, che è nato nel 1930, dice ci sono poche cose che possiamo fare, la cosa fondamentale è mangiare meno carne, perché purtroppo i dati lo dicono. Come facciamo? Dobbiamo trovare un'alternativa sostenibile. Non sono le vacche, quelle della Svizzera o dei campi che stanno lì tranquille, sono quelle che non vediamo, quelle che si tiene vicino in Kansas, puzza così tanto, c'è acido per terra, ci sono zone dove non passa nessuno e non vogliamo vederlo. Ci sono Netflix, ci avete visto, c'è Occhia, ci sono grandi documentari, adesso si caspirasi, tutti i giovani stanno vedendo un lato un po' scuro di quello che non si vede. E io ho iniziato, per l'amore della natura, l'amore degli animali, questo è un axolotl, un animale messicano speciale, perché sa rigenerare meglio della salamandra il suo corpo, un animale incredibile. Io ho iniziato studiando la bioingegneria, creando questi tessuti, io ero professore proprio per creare i tessuti e gli organi umani per applicazioni biomediche o veterinarie, e ho pensato, perché non fare con queste tecnologie, se i grandi chef, ho parlato con Ferran Adrià, ho parlato con Estagliera di Carrocca, ho parlato con i migliori chef del mondo, io ho detto, questo orecchio, io posso fare delle consistenze fibrose che forse possono servirvi. Quando loro mi hanno detto che non è una stupidaggine, ho fondato l'azienda nel 2018, abbiamo fatto nel 2020 la bistecca vegetale più realista del mondo, nel 2020 il primo pezzo fibroso di carne vegetale di maiale del mondo, e nel 2021 gennaio il pezzo di carne cellulare con cellule staminali adipose, grasse del mio campo, io lavoravo proprio con le cellule staminali, abbiamo unito le cellule del grasso animale con una struttura vegetale, il pezzo più grande del mondo fibroso di carne cellulare. Questo lo abbiamo fatto a 300 kg all'ora, questa immagine, adesso siamo arrivati negli ultimi giorni a una tonnellata all'ora di produzione, non con la stampante 3D, con macchine grandi, industriali. Le stampanti 3D ci servono perché lavoriamo con i super chef, loro sono il numero 6 del mondo di sfruttare, sono Oriol Castro, la mano destra di Ferran Adrià, loro hanno lavorato 20 anni nel Bouilly, adesso sono il ristorante numero 9 del mondo, e con loro stiamo passando al prossimo livello, quindi i prossimi mesi avremo qualcosa che sta anche buono, diciamo, adesso la consistenza fibrosa, come vedete qui, è il punto forte, e adesso proveranno a mangiare per sapere se la consistenza sa di futuro. No, questa affermazione che nei prossimi mesi sarà anche buono mi mette in una posizione complicata. Ma io l'ho detto proprio apposta perché so che fa schifo, allora metto le mani avanti e dico adesso la consistenza fibrosa, l'apparenza, queste strutture interne, e stiamo lavorando con i super chef per fare qualcosa che sia non un sacrificio, ma qualcosa che davvero... Perché non infiltrare il grasso e fare qualcosa di simile a un Wagyu Kobe? Non ci arriveremo adesso, ci arriveremo magari fra 10 anni, però se nessuno ci prova... Sì, tra l'altro il tema della marestatura è probabilmente gestibile con la tecnologia, ma il gusto è molto sensibile a questi temi, perché praticamente appena abbiamo esordito abbiamo preso 3 degustatori adolescenti che usiamo spesso, e gli abbiamo fatto una degustazione alla cieca tra un hamburger normale e un hamburger no carne. Non vi nascondo, perché non ho nulla da nascondere, il video è ancora sul sito, che ha vinto l'hamburger no carne perché aveva delle sollecitazioni per il palato per loro più interessanti. È un tema straordinario. Io credo che sia necessario trovare un equilibrio, e credo però che quello che dobbiamo chiederci tutti e su cui dobbiamo ragionare tutti è: il consumo massivo di carne ci deve lasciare perplessi? Se la carne ci piace, scegliamo la carne di qualità, perché questo, anche per il valore intrinseco che hanno certe produzioni nel nostro paese, può essere valorizzato. Ma sul consumo massivo di carne ben vengano tutte le strade che in qualche modo ci portano a un rispetto maggiore dell'ambiente. Giuseppe, ci racconti che cosa sta accadendo dietro di te? Sì,
Joan, che è il nostro senior food engineer, il nostro primo employee dell'azienda e che ha creato lui questa bistecca vegetale più incredibile del mondo, eccetera, sta stampando in diretta e stiamo cucinando quello che abbiamo stampato dietro le quinte, quello che proverete adesso, queste microfibre che vedete lì sullo schermo grande che imitano quello che io facevo quando ricostruivo un muscolo nel laboratorio. Dobbiamo ricreare con le proteine vegetali la stessa struttura dell'actina, della miosina, dei fascicoli, filamenti del muscolo. Dobbiamo ricreare con le proteine vegetali questa struttura interna che è quella che dà la consistenza fibrosa. Giuseppe, perché non parli degli ingredienti, per esempio, cosa abbiamo qua? Sì, gli ingredienti sono importanti e meno male che sono buoni, per cui sono 60% di acqua, 20-25%, 30% di proteine di piselli gialli, che sono gli stessi che usa Beyond Meat. Questi vengono dalla Francia, per esempio. Poi usiamo oli, possiamo usare girasole, olio extravergine di oliva, in questo caso tutti e due. E nel caso, per esempio, dei coloranti possiamo usare estratto di barbabietola, naturale, aromi naturali, o si può usare, se si vuole, delle fibre delle alghe, che secondo me le alghe lo sentiremo nei prossimi mesi, e ho, diciamo, una news da dare a Riccardo nei prossimi giorni, perché stiamo lavorando su un progetto dove questi ingredienti nuovi li potremo lanciare in un nuovo prototipo. Ma quindi fondamentalmente piselli gialli, siamo per mangiare una bistecca di piselli gialli? Sì, esatto, questa è la base fondamentale. Bene, e a quanto ci mette la stampante a fare una bistecca? Dipende, abbiamo fatto questi pezzi piccoli che adesso proverete in 10 minuti, pezzi più grandi, più complessi, fino a 40 minuti. Ho detto, la macchina grande, certo, che è quella per salvare il pianeta, diciamo, una tonnellata all'ora. Ognuna delle macchine, ogni macchina costa 50.000, quindi costano 10 volte meno delle macchine tradizionali per fare l'estrusione di queste straccette di pollo. 10 volte meno costa la macchina e l'efficienza è 10 volte di più, perché non abbiamo bisogno di temperatura. Senti, mentre la griglia e la stampante fanno il loro lavoro, voi siete una startup. A finanziamenti come siete messi? Perché tutto questo lavoro di ricerca sul mercato costa tanto. Sì, io sono molto critico, sono d'accordo con le persone che erano prima sullo stage, con il sistema qua nel Mediterraneo. Abbiamo così tanto talento che i nuovi unicorni su cui pubblico tutte le volte sono italiani, che però sono a Londra o San Francisco. Quindi non sono le persone che mancano, è il sistema che non funziona. Anche io all'inizio sono stato avvicinato da investitori italiani e spagnoli. Meno male che non ho accettato quelle condizioni, perché non sarei stato in grado di accettare adesso l'investimento che adesso chiuderemo, che probabilmente sarà l'investimento di Alternative Protein più importante d'Italia della storia. Più o meno di che dimensioni? Più o meno? Te lo posso dire fra due settimane, Riccardo? Perché stiamo firmando documenti e uno dice che non posso. Va bene, però già un round l'hai fatto, corretto? Già abbiamo, sì. Un round era a posto, perfetto. Senti, è pronto? Sì, non è pronto. Luca, non c'è il vino però. Ci voleva un buon vino in realtà. Sì, ci voleva, anzi, si apre tutto un meraviglioso capitolo di nuovi abbinamenti con il vino. Certo, bistecca di piselli gialli, con che vino va? Boh. Come si porta? Ma guarda, l'esperienza che ho fatto di degustazione di carne e non carne mi spinge verso dei vini rossi, medio, un pinot nero secondo me è un vino che si abbina molto bene, o anche un barbaresco giovane. Non credo che facciamo in tempo a rimediarlo, vero Diala? Un pinot nero? No, credo che potremmo fare senza. Luca, a te. Posso cambiare piatto? Io sono bioingegnere, quindi semplicemente, scusa le maniere. È semplicemente grigliata, con un po' d'olio. Questo sì, abbiamo provato sia al vapore, sia abbiamo chiesto al ristorante se ci faceva uno alla griglia, per cui abbiamo una doppia strategia. Riccardo, vuoi provare? Perché l'ho provato l'altra volta in diretta con me e non era una gran cosa la prima volta. Io però seguo lui, eh. Com'è? Beh, migliorata però da 2-3 anni fa. Io ho fatto tutto il corso con lui, ho fatto il tester. Se venite a Barcellona dai Super Chef fra 2 mesi, già abbiamo visto qualcosa di pollo e di vacca che già ci sorprende moltissimo. Ma dai. Lo consideriamo un appuntamento quello di Barcellona. Al di là del tema della fibrosità, che era stato già anticipato, in realtà dal punto di vista del sapore è molto interessante. Io non so come fosse prima, però qui siamo sicuramente sulla strada giusta. Allora, io l'ho trovata molto migliorata. Se qualcuno di voi nella pausa volesse assaggiarla, siamo qua, ci sono rimasti 2 pezzettini. Noi ci rivediamo tra un'oretta con la lezione del professor Marchetti, che è puntuale perché è un professore, diciamo, alle 2:15, tutti dentro. Un applauso, Giuseppe, grazie. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Grazie anche a te.